salve, sono Costanza. Questo è il secondo di 12 incontri mensili della rubrica Uno sguardo alle stelle. Oggi vi parlerò delle caratteristiche generali del segno del Capricorno e del suo pianeta governatore, Saturno. Il tipo di astrologia a cui mi sono avvicinata è di tipo psicologico-evolutiva, della scuola di Lidia Farseo. Inoltre ho preso spunti dal libro di Lisa Morburgo. Faccio una breve premessa. Se dico che sono del segno del Capricorno, oppure può essere anche un segno del Leone, della Bilancia, è perché nel momento in cui io sono nata, il Sole transitava in quel punto dello zodiaco. Ma io sono tanto altro, perché tutti abbiamo tutto, siamo mix, stessi ingredienti, in percentuali diverse. Ed è questo che ci differenzia l'uno dagli altri. Poi è importante capire che noi nasciamo da genitori e da loro ereditiamo il 50%. L'altro 50% lo prendiamo dal luogo in cui nasciamo, dall'ambiente e dalla società in cui siamo inseriti. Ora, prima di approfondire un po' di più nel segno specifico di oggi, che è il Capricorno, facciamo una rapida panoramica degli altri segni zodiacali. Ariete. Il segno dell'Ariete è un segno di fuoco con il pianeta Marte. Le parole chiavi sono combattività, coraggio, entusiasmo, ardore, volontà, spirito di iniziativa e intraprendenza. Toro. Il segno del Toro, col pianeta Venere, accorda ai nati del segno il senso della realtà, l'azione concreta, la capacità di lavoro, ma anche la ricerca di piacere e comodità, l'attrazione per la bellezza, le arti e la sensualità. Gemelli. Il segno dei Gemelli è un segno d'aria con il pianeta Mercurio. Le caratteristiche principali sono l'intelligenza, la comunicazione, l'apertura mentale, la curiosità, gli atteggiamenti relazionali, il senso del commercio e degli affari, l'adattabilità e la flessibilità. Cancro. Il segno del Cancro è un segno d'acqua, governato dalla Luna. Accorda ai nati del segno sensibilità, dolcezza, senso della famiglia, una natura affettuosa e tenera, istinto materno, immaginazione e creatività. Leone. Per il segno del Leone, che è un segno di fuoco, è governato dal Sole. Accorda ai nati del segno la potenza, la fiducia in se stessi, l'ambizione, gli scopi elevati, il desiderio di riuscire e brillare, il bisogno di affermarsi e la generosità. Vergine. Il segno della Vergine è un segno di terra con il suo pianeta Mercurio. I nati sotto questo segno avranno uno spirito analitico e logico, senso dell'organizzazione, dell'ordine, razionalità, controllo delle passioni, profondità, propensione allo studio e capacità intellettuali. Bilancia. Il segno della Bilancia è un segno d'aria con il pianeta Venere. I nati del segno avranno un senso estetico sviluppato, il senso dell'equità e della giustizia. Sono la costante ricerca dell'equilibrio, la precisione, la misura e il romanticismo, l'armonia, la socievolezza, il desiderio amoroso, la pace e la conciliazione. Scorpione. Il segno dello Scorpione è un segno d'acqua governato da Plutone. È il segno che esprime l'inconscio, la profondità della psiche, la ricchezza, l'occultismo, la sessualità e la morte, non fisica. Accorda ai nati del segno l'autoaffermazione, il magnetismo, il bisogno di sedurre, la passione, l'appetito sessuale,
il gusto per le scienze occulte e la ricerca di risposte alle questioni esistenziali. Sagittario. Il Sagittario è un segno di fuoco. Essendo dominato dal pianeta Giove, il segno esprime la potenza, la tensione verso il cielo, gli alti scopi e l'elevazione dell'anima, la rapidità e la riuscita. Accorda ai nati del segno il gusto dell'avventura, la mobilità, il bisogno di sperimentare e scoprire, l'attrazione per i paesi stranieri, l'entusiasmo e la sete di conoscenza. Il segno del Capricorno lo approfondiremo tra un po'. Acquario. Quindi abbiamo l'Acquario, che è un segno d'aria con il pianeta Urano. Il segno dell'Acquario esprime l'idealismo e l'altruismo, gli scopi elevati, la circolazione dell'energia. Accorda ai nati del segno l'indipendenza, il bisogno di esplorare, il desiderio di uscire dai sentieri battuti, l'originalità, la libertà, l'atteggiamento d'avanguardia, capacità di progresso. Pesci. Infine abbiamo il segno dei pesci. Dal pianeta Saturno è associato all'acqua, alla dualità. Accorda ai nati del segno il bisogno di evasione, la sensibilità, la profondità interiore e la ricchezza dell'inconscio, la prevalenza dell'immaginazione sulla realtà e la medianicità. Capricorno. Ora approfondiremo un po' di più il segno del Capricorno e il suo pianeta che è Saturno. La volta scorsa abbiamo parlato del segno del Sagittario, che ha Giove come pianeta, e se Giove esprime infinite potenzialità, Saturno è delimitazione e restrizione. Quindi servirà una compensazione. Dopo l'espansione di Giove arriva Saturno, che mette un freno, altrimenti è come andare a cavallo senza redini o ancora guidare una macchina senza freni. Saturno è il sesto ed ultimo pianeta visibile ad occhio nudo. Simboleggia il tempo, impiega circa 28-30 anni per fare un giro dello zodiaco, quindi soggiorna 2 anni e mezzo nello stesso segno. Saturno ci parla di struttura, di autorità, vi sentirete parlare molto di queste parole: autonomia, indipendenza, razionalità, pazienza, rispetto delle regole e senso del dovere. Il segno del Capricorno va dal 21 dicembre al 20 gennaio circa. Appartiene all'elemento terra. I segni di terra sono legati alla nostra struttura e alle nostre risorse. In Toro a creare sicurezze, in Vergine all'organizzazione. Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, è la stasi invernale. Gli animali sono in letargo, il seme, sepolto, affronta il periodo più difficile, che è il gelo, è immobile, solo, al buio, ma nutrito dalla terra. La corrispondenza con il corpo umano è la colonna vertebrale. Gli viene riconosciuto una forte ambizione, la voglia di riuscire, resistenza, perseveranza, caparbietà, razionalità e saggezza. Uno dei simboli del Capricorno è la capra di montagna, uno stambecco con gli zoccoli che vive sulle rocce. Gli zoccoli non sono certo indicati per camminare sulle rocce, per cui hanno bisogno di sapere esattamente dove mettono i piedi. Da ciò si percepisce la capacità di valutazione del Capricorno, di muoversi solamente dopo aver valutato tutti i rischi e aver capito come fare per superare un eventuale problema. A differenza di altri segni che utilizzerebbero l'improvvisazione o la capacità di vedere sul momento, il Capricorno vuole sapere tutto in anticipo. In ogni caso, la sua mente, che è molto spostata nel pensiero ipotetico,
riesce a valutare se sia il caso di proseguire o rinunciare. Questo è il significato degli zoccoli. Camminare sulle rocce è difficile, per cui non puoi fare passi falsi. È il segno più elevato dello zodiaco, il più alto in assoluto. È un segno che vive molto dei sensi di colpa, che viene dal tradire le aspettative genitoriali. Gli è stato insegnato molto presto nella vita ad essere autosufficiente e gli è spesso stata data più responsabilità rispetto alla sua età. Ha sfiducia a priori nel prossimo e nei suoi movimenti, amore della solitudine, grandi capacità di applicazione e di riflessione, forza di volontà paziente e costruttiva, a volte accanita, ambizioni a lunga scadenza, serenità stoica che scaturisce dalla logica del peggio, cioè è una sapienza nella serena accettazione degli eventi, soprattutto quelli dolorosi. Ha un senso del dovere molto forte. Sono persone strutturate. Qualche volta dovrebbero lasciarsi andare le gioie della vita. Fa tutto per dovere e non si chiede mai: ma mi piace? Con il leone sono i due leader naturali dello zodiaco, quando sono evoluti. È un segno legato alla professione. Ora diamo un'occhiata ai concetti importanti della persona Capricorno, che sono proprio l'autorità, la disciplina, la costanza, il metodo. Sono concetti che qui devono creare la struttura portante, perché la persona deve dirigere se stessa, deve portare avanti il proprio destino senza potersi appoggiare a niente di esterno, contare solo su se stessa. È abituato alla rinuncia. È come se avesse dovuto far leva per qualche motivo e sempre sulla propria autosufficienza e indipendenza fin da quando era piccolo. Infatti, spesso si serve di questa sua struttura forte per rinunciare in qualche modo all'emotività e all'affettività. Quindi è vero che visto dall'esterno il segno può sembrare molto rigido e molto duro, ma questa sua durezza è legata strettamente al suo percorso. La problematica col padre è legata ad un altro concetto chiave del Capricorno, che è quello della legge e dell'autorità, proprio perché è un segno legato a Saturno. Il problema del Capricorno è che quasi sempre nella prima parte della vita si è super adattato, ha obbedito a delle regole esterne, si è forgiato un super io rigido ma non forte, e nella seconda parte della vita dovrà smontare questa sua corazza che lo fa sembrare forte quando invece non lo è, mentre è solamente molto difeso. La reale possibilità per un Capricorno di poter crescere nascerà proprio quando si accorgerà che questa difesa, questa corazza, non solo non serve, ma lo imbriglia, non lo gratifica e non lo rende realizzato. Da quel momento in poi comincerà a costruire la sua individualità, a lavorare su di sé, a lavorare pian piano sulla strada dell'autorealizzazione. Il compito di questo segno è proprio quello di trovare una sua individualità e di rafforzarla. E questo passa anche attraverso un atto non sempre facilissimo, che è quello del tradimento. La percezione del tradimento è fortissima per questo segno, che spesso sente che per poter diventare autonomo non potrà portare avanti la legge del padre e della famiglia, alla quale dovrà voltare le spalle, altrimenti inevitabilmente tradirà la sua individualità e se stesso. Come avrete capito, sicuramente il Capricorno non spetta la parte migliore dello zodiaco. Ed infatti sono rari i nativi che riescono a realizzarsi nella prima parte della vita.
proprio perché troppo spesso hanno dovuto difendersi dalle circostanze esterne, da dover poi impiegare anni a smontare i meccanismi difensivi nei quali restano a lungo intrappolati. Psicologicamente il Capricorno diventerà forte, ma questa forza dovrà cercarla e coltivarla a lungo, poiché la sua natura ha portato a doversi difendere da situazioni difficili nell'infanzia, attraverso il costruirsi muri e barriere per poter nascondere ciò che non poteva sopportare. Questo fa sì che l'io non riesca a strutturarsi con naturalezza, ma al suo posto si struttura la maschera esterna che diventa rigida ed intollerante e finisce per imprigionare l'io che diventa vittima di un superio tirannico e inflessibile che nulla concede a sé e agli altri. La ferita originaria che ogni Capricorno chiude gelosamente all'interno dovrà riaprirsi, permettendo al dolore di riemergere e di lasciar crescere l'io bambino a suo tempo mortificato e bloccato. Riprendersi un'infanzia che non è mai stata, non c'è mai stata perché l'ha saltata, è stato un bambino grande. Quando l'ha risolto è il segno più forte dello zodiaco. Ora guardiamo sia questo segno che il pianeta da un altro punto di vista, che a me è piaciuto molto, e come interpretare il segno sotto un altro punto di vista. Ultimamente, quando guardo un film, mi piace accostare l'interprete o l'interprete al pianeta dominante o al segno zodiacale. In giro si trova pochissimo o niente, ma su indicazione della mia insegnante Clara Tozzi ho trovato su internet questa bella presentazione in chiave astrologica di Laura Pieretti dal suo sito La Capanna della Luna e della Terra. Si tratta del film Il Diavolo Veste Prada. Spero che qualcuno l'abbia visto, così almeno riesce a fare un confronto assieme a me per vedere se rispecchia veramente quello che ho detto prima con questo tipo di film. Allora, Il Diavolo Veste Prada è quando l'incontro con l'autorità, se è positiva e consapevole, ci aiuta a costruirci e a rafforzarci. Spesso però nella vita ci troviamo ad incontrare altri tipi di autorità, a volte non proprio fortunati, ma anche questo confronto può attivare in noi la capacità di diventare persone autonome. Nel film, appunto, Il Diavolo Veste Prada, è la storia di Andy, una giovane giornalista viene assunta da Miranda, potrebbe essere anche Mirando, però qua parliamo di Miranda adesso. Lei è una potente direttrice di una rivista di moda. Già notiamo i tratti fisici ossuti e spigolosi che riflettono un carattere chiuso, autoritario e rigido. Non permette nessun contatto intimo, pretende tantissimo, non concede gratificazione né a se stessa né agli altri. Miranda è una donna tutta d'un pezzo, è forte, si è fatta da sola, si regge su se stessa e sulle sue capacità. Si è creata una sovrastruttura che le impedisce di far entrare il mondo emotivo. Non può essere distratta da nulla, soprattutto dalle emozioni, che non le devono essere di impedimento. Non vuole relazioni paritarie, ma solo sudditi su cui esercitare la sua autorità e tirannia. Dal canto suo, Andy è completamente soggiogata. E nel tentativo di essere all'altezza delle aspettative del capo, si concentra sul lavoro, ma rovina la sua vita affettiva. Miranda continua a mantenere la sua autorità e mette Andy di fronte a pesi superiori e sproporzionati alle sue possibilità,
tipo trovare un volo da Miami a New York nel mezzo di un tornado in cui tutti i voli sono stati cancellati. È convinta che le manchi qualcosa, che è lei ad essere inadeguata. Così rimette in discussione tutti i suoi valori pur di essere accettata. Il comportamento di Miranda scatena in Andy rabbia e grande frustrazione, ma anche una resistenza fuori dal comune, perché lei vuole andare avanti a tutti i costi e a non arrendersi. Qui Andy allora si conforma alle richieste anche estetiche e diventare quello che Miranda stessa vuole, sempre disponibile un suo clone. A questo punto Andy si sta strutturando sulla base della negazione. Si crea una rigidità che la allontana dalla sua vita emotiva e dalla relazione con il fidanzato e con gli amici, cercando di raggiungere il suo obiettivo, mantenere il posto in funzione di un futuro migliore. Ma a Parigi, durante le sfilate di moda, Andy scopre che Miranda non è affatto forte come sembra. Ha difficoltà con le figlie e con il secondo marito, che arriva anche a chiederle il divorzio. Realizza che Miranda ha sacrificato tutta la sua vita personale e il suo cuore per la realizzazione lavorativa. Capisce inoltre che è una donna senza scrupoli, perché arriva a sacrificare la realizzazione del suo affidato assistente, giocandogli un colpo basso nella riorganizzazione aziendale. E che lei stessa stava sacrificando tutto quello in cui crede per diventare come Miranda. Così Andy inizia a scegliere per se stessa, in totale autonomia. Il suo Saturno inizia a lavorare in positivo. È pronta a prendersi le responsabilità della sua vita, ma a modo suo. Ora, io ho individuato anche qualche altro personaggio che a mio avviso riflette o rispecchia quello che è Saturno o il segno del Capricorno. La prima figura è Roberto Bolle. Lui è un ariete, però, ma ha un buon Saturno che gli ha dato determinazione, disciplina, metodo e applicazione costante di duro lavoro per raggiungere quello che era il suo obiettivo, diventare un ballerino. Nella sua biografia si racconta che lui all'età di 5 anni aveva già chiesto alla mamma di essere iscritto a una scuola di danza, ma data la giovane età la mamma gli ha detto: senti, dice, aspettiamo un altro anno, se tu l'anno prossimo hai ancora questa intenzione io ti iscriverò. Naturalmente la determinazione di Bolle era molto forte, che lui l'anno successivo ha richiesto alla mamma di essere iscritto, e noi tutti noi naturalmente ringraziamo questa mamma che ha sostenuto in quello che era la passione di Roberto, altrimenti non avremo questo grande ballerino. Un altro personaggio che a mio avviso rappresenta molto il Capricorno è Michael Schumacher. In lui vedo molto il duro lavoro, vedo molto la disciplina, perché è diventato il pilota il più vincente della Formula 1. Uno scrittore, Edgar Allan Poe, inventore del giallo psicologico e di una particolare struttura narrativa. Poi Federico Fellini, uno dei maggiori registi della storia del cinema. Chi lo conosceva lo definiva razionale, logico, concreto e quanto fosse in grado di tenere tutto il set sotto un controllo assoluto. Mi viene da dire, teneva le redini in mano. Io qui per oggi ho terminato. La prossima volta parleremo di Acquario e di Urano. Quindi parleremo molto di libertà e cambiamento. E proprio su queste parole mi piace una frase di Albert Einstein che dice:
non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Spero vi sia stato utile per capire un po' di voi stessi e anche un po' degli altri. A me è servito. Vi auguro buona vita.